Grazie, grazie alla professoressa Poppi, ma io devo dire che questo spazio è assolutamente condiviso tra il Dipartimento e il Centro Linguistico di Ateneo, con il quale abbiamo una collaborazione intensa, continuativa e molto positiva, e quindi diciamo, non è, era assolutamente, è assolutamente normale. E questa convivenza, diciamo. Naturalmente, io vi rivolgo solo un saluto e un augurio di buon lavoro per questo importante appuntamento. Io, anche se sono uno storico e quindi non ho assolutamente l'ambizione di entrare nel merito dei temi che dovete affrontare. Però anche solo a uno sguardo esterno e non esperto è immediatamente evidente la centralità delle questioni che andrete a toccare, perché diciamo, lo sarebbero in qualsiasi situazione, ma dopo quello che abbiamo passato, evidentemente lo sono in maniera ulteriore, cioè è cresciuta in maniera esponenziale la nostra necessità di riuscire a adeguare le metodologie didattiche, la nostra capacità di intervento anche in conseguenza purtroppo di quello che è successo. Ma insomma, come spesso si dice, però poi bisogna riuscire a metterlo veramente a terra ed essere capaci di farlo. Dobbiamo imparare da quello che abbiamo dovuto affrontare in termini emergenziali e vedere che cosa poi siamo in grado di riuscire a portarci come eredità e per migliorare la nostra normale e speriamo presto veramente normale attività didattica. Aggiungo quindi solo pochissime cose. Intanto, diciamo, mi fa molto piacere portare questo saluto perché i temi che affrontate sono temi che ovviamente sono centrali anche per il nostro dipartimento, come per tanti dipartimenti, per carità. Però, insomma, il nostro dipartimento è il dipartimento che ha vinto uno dei progetti di eccellenza proprio sulla digital communication e digital humanities, quindi insomma abbiamo una vicinanza molto importante su questi temi e non solo, anche il nostro Ateneo ha tra i suoi obiettivi, come credo poi il collega Capra dopo ci dirà, ha tra i suoi obiettivi strategici per i prossimi anni proprio il tema dell'internazionalizzazione e quindi insomma anche da questo punto di vista una giornata di riflessione di questo tipo, il ruolo del nostro CLA e dei CLA sono quindi assolutamente importanti e decisivi. E quindi io, insomma, non mi resta che augurarvi davvero un buon lavoro, un proficuo lavoro e contiamo sul vostro apporto e sui risultati di giornate come queste. Grazie molte. Grazie Lorenzo. Adesso c'è un saluto da Almeria, dalla Spagna, dove si trova per appunto accordarsi con i colleghi per un progetto internazionale. C'è il nostro delegato all'internazionalizzazione, il professor Alessandro Capra. Sì, buongiorno a tutti, grazie alla professoressa Poppi per l'invito in apertura di questo interessantissimo incontro. Mi dispiace non essere lì con voi, ma come ha detto la professoressa, diciamo, sono impegnato nell'operazione di internazionalizzazione che spero portino risultati proficui per il vostro dipartimento, il dipartimento impegnatissimo su questo fronte e per l'Ateneo tutto. Io sono particolarmente contento di essere qui con voi perché devo rimarcare il ruolo fondamentale che ha la formazione linguistica, come forse è scontato affermare, e in particolare il CLA nelle operazioni di aumentare, di incrementare la cultura dell'internazionalizzazione del nostro Ateneo, perché è importantissimo questo aspetto e rientra tra quelle che noi chiamiamo le attività di internazionalizzazione domestica o internationalization at home. È una delle chiavi di lettura più importanti
importanti dei processi di internazionalizzazione degli Atenei, cioè tutto quello che riguarda la crescita dei nostri studenti, del nostro personale docente, del nostro staff, personale tecnico-amministrativo, nell'approccio a questa mentalità di processi, di accordi, di collaborazioni internazionali. E ovviamente primo, e forse primo cardine, primo pilastro è la formazione linguistica. Ovviamente si parla soprattutto di formazione in lingua inglese, ma non solo, attività sulle quali il CLAS sta svolgendo un ruolo fondamentale, con il quale diciamo, le relazioni internazionali si devono continuamente accordare, devono programmare nuovi percorsi e una qualità della didattica sempre crescente. Noto due cose che mi piacciono tantissimo nel titolo di questa giornata. Il primo è il discorso della valutazione, cioè è molto importante che noi riesaminiamo, quindi valutiamo la qualità della nostra didattica a qualsiasi livello, e ovviamente qui stiamo parlando dell'insegnamento, della formazione linguistica, cosa estremamente necessaria anche questa, diciamo, che fa parte dei processi di crescita, non ultimo ad esempio, ne abbiamo parlato recentemente con la professoressa Poppi, e anche a livello nazionale quello che sta succedendo nel progetto Marco Polo, cioè nella formazione nell'insegnamento della lingua italiana per gli studenti cinesi che arrivano in Italia, ma non solo, a tantissimi livelli. Questo della valutazione è una chiave molto importante, che sono convinto venga sviluppato nella giornata. E l'altro aspetto è quello, come diceva prima il direttore, della digitalizzazione. Il Dipartimento di Umore in questo si è distinto anche con dei risultati, dei riconoscimenti, ma più in generale direi l'aspetto innovativo, gli strumenti didattici sui quali si sta lavorando da anni, ai quali però siamo stati doppiamente obbligati dalla pandemia, dal Covid, cioè la formazione, l'esigenza di lavorare a distanza a tutti i livelli, sia a livello formativo, di incontri, di meeting, ci ha obbligato a prendere in considerazione nuovi strumenti innovativi per la didattica, che passano attraverso i processi digitali, l'utilizzo di questi strumenti, ed è questo un altro argomento molto importante che sono convinto verrà trattato nella giornata. Io vi ringrazio molto per questa opportunità e faccio i complimenti a partire dalla professoressa Poppi a tutti quelli che hanno contribuito e contribuiranno a questa giornata sicuramente interessantissima. Grazie e a presto. Grazie Alessandro, arrivederci. Allora, adesso riprendo un attimo la parola io prima di lasciarla alla nostra presidente Carmen, che purtroppo per motivi di salute non potrà essere qui con noi, ma sarà qui con noi in spirito poi sempre presente durante queste due giornate. Allora, la prima cosa che voglio dire, è accodandomi a quanto hanno detto i miei due colleghi, è che effettivamente io sono molto contenta di poter avervi qui, perché noi tutti siamo qui per scambiarci idee, per imparare cose nuove. Vorrei uno degli interventi di uno dei miei collaboratori al CLA è si intitola Che cosa ci resterà dopo questa pandemia. È stata un'esperienza terribile, però sono sicura che da questa pandemia emergeranno tanti spunti che potremo anche utilizzare per la nostra didattica in futuro. E questo per cercare appunto di andare sempre più incontro alle nuove esigenze, sia del mondo che ci circonda, dove le digital skills sono effettivamente importantissime, e anche, diciamo così, proprio per cercare di accattivare un po' di più l'attenzione di questi studenti che definiamo digital natives, per cui appunto cerchiamo anche noi di svecchiarci, anche se noi siamo l'università, non siamo più in una torre d'avorio, ma anche il professore è uno storico, però anche in ambito storico si procede con la digitalizzazione degli archivi, insomma. Stiamo cercando di utilizzare questi nuovi strumenti non tanto per la voglia di usare degli strumenti nuovi, ma per essere più performanti e per appunto riuscire a creare dei profili professionali che abbiano una buona spendibilità nel mondo del lavoro. Questo da un punto di vista, diciamo così, della ricerca e di quello che ci aspettiamo, che mi aspetto da queste nostre due giornate.
Poi volevo, come direttrice del CLA che ha organizzato, volevo prima di tutto ringraziare, ho già ringraziato il direttore per la collaborazione e l'ospitalità, ma soprattutto un ringraziamento grandissimo va a tutti ai miei collaboratori, che sono stati veramente eccezionali, ai tecnici e anche al personale del Dipartimento che ci supporta in questi momenti. Alcune piccole e ovviamente anche un grosso ringraziamento alla Fondazione Marco Biagi che ci ha supportato nell'organizzazione dell'evento e che poi, mi diceva la dottoressa Serra che è direttrice, si farà carico di mettere le registrazioni di queste nostre due giornate sul canale YouTube di Unimore, per cui se voleste rivedervi, se qualcuno dei vostri colleghi o se voi stessi per esempio non foste in grado di assistere a una determinata relazione, poi la potrete rivedere sul canale YouTube. Altre due indicazioni velocissime di proprio pratiche. Allora, per quanto riguarda i pranzi, noi molti di voi, alcuni di voi hanno già prenotato il pranzo a mezzogiorno al self-service Ghirlandina. Se qualcuno non l'avesse fatto e lo volesse fare, può tranquillamente unirsi e proprio qua dietro, diciamo così, se si vuole unire molto volentieri, è sufficiente poi che paghi, diciamo così, in loco, e la cifra concordata era di 18 euro. Purtroppo, essendo noi in tempi di Covid, non abbiamo potuto organizzare una cena sociale, nel senso che, confesso, stasera io andrò a cena con alcuni membri del direttivo presenti, però non abbiamo pensato di organizzare un evento a tutto tondo, però sul nostro sito abbiamo messo delle indicazioni sui ristoranti che potete trovare qui nel centro della città, ce ne sono tanti molto carini dove si può cenare all'aperto. Le ultime due cose, allora qui sempre per il Covid ci sono le bottigliette, se qualcuno dei relatori ne ha bisogno la prende, e poi ovviamente la bottiglietta è sua, non abbiamo messo i bicchieri proprio per evitare. Utilizzeremo un puntatore per le presentazioni, ci sono le salviette per cui il puntatore può essere pulito, abbiamo anche un microfono a cono che utilizzeremo nel caso delle presentazioni a distanza, se c'è qualcuno fra l'utenza che vuole formulare una domanda, e anche lì dopo provvederemo ad igienizzarlo con le salviette. Ultima cosa, voi sapete che ogni presenter ha a disposizione 15 minuti più 5 per le domande, il moderatore ha a disposizione anche un iPad che può consultare, che è là, che può consultare per vedere se ci sono delle domande da parte di coloro che assistono da remoto, perché coloro che assistono da remoto possono prenotarsi in chat formulando appunto un quesito o indicando che vorrebbero parlare, e poi possono formulare la propria domanda direttamente. Ok, io volevo solo dare alcune informazioni, però volevo di nuovo tornare un attimo alla valenza scientifica di questo evento. Come diceva appunto il direttore professor Bertuccelli, ci aspettiamo molto, perché da questo scambio di idee, uno dei primi un po' che si possono svolgere in presenza, non che quelli a distanza non siano stati fruttuosi, assolutamente no, però è bello anche potersi confrontare in face to face, e appunto ci aspettiamo molto per intraprendere ancora più carichi e motivati il nostro nuovo anno. Soprattutto noi devo dire che abbiamo personale nuovo, siamo stati fortunati, ci hanno assegnato personale nuovo sia per quanto riguarda i tecnici sia per quanto riguarda i collaboratori, per cui, e fra l'altro ne vedo alcuni qui, per cui siamo tutti molto contenti di essere qui e desiderosi di ascoltarvi e di imparare. Grazie. Cedo la parola adesso alla professoressa Argonduzzo. Buongiorno Franca, io metto il video, mi sentite, vero? Sì. Ed ecco, un attimo volevo mettere il mio video prima della presentazione, se possibile. Non so se riuscite a vedermi. Ecco, riuscite a vedermi? Io sono a Modena,
Sono venuta, non so se ho scelto il posto giusto, no, sto scherzando. In effetti ho voluto mettere come sfondo un'immagine della vostra bellissima città, della vostra bellissima università. Ho sofferto tanto a dover prendere questa decisione, essere a distanza, come Franca Poppi, la professoressa Poppi, menzionava prima, anche perché credo che lei lo ricorderà. Quando un anno fa cominciavamo ad organizzarci per il seminario del 2021, Franca era stata molto cauta, ma chi lo sa, forse è meglio rimandare. Io invece ero stata, insieme ai miei colleghi del direttivo, una promotrice del no, dobbiamo essere tutti in presenza. E invece non ce l'ho fatta proprio io, non è per motivi di pandemia, ma un piccolo problema fisioterapico che ad un certo punto il corpo dice hai camminato troppo, adesso ti fermo io per un po' perché mi hai fatto lavorare tanto. Ecco perché mi trovo a distanza, però credetemi, ho voluto mettere questa immagine alle mie spalle perché con il cuore io sono insieme a voi. Ecco, possiamo andare alla presentazione. Sono alcune slide che in effetti ci aiutano anche nella comunicazione, come diceva il professor Bertuccelli prima, questo periodo difficile ci ha insegnato a saper comunicare anche con dinamiche diverse e quindi poter essere con voi anche a distanza mi riempie ovviamente piena di gioia e anche mi fa sperare nella possibilità che in prossime occasioni le modalità non saranno in ibrido ma potranno essere quasi interamente in presenza. Allora, siamo qui nelle slide con il nostro logo dell'ICLU. La prima cosa, ecco, io dovrei prendere, mi pare di capire, il comando della, sperando di riuscire a farlo, ecco qua, assumi il controllo, ecco qui. Il direttivo ICLU ringrazia, sì, ringraziamo, io ringrazio a nome di tutti i miei colleghi che fanno parte del direttivo, anche di Cesare Zanca che in questo momento si trova incolonnato sull'autostrada tra Siena e Modena, ma ci raggiungerà a breve, quindi un ringraziamento da parte nostra per Franca Poppi, per tutto il team dell'università, del centro linguistico dell'università di Modena e Reggio Emilia. In effetti noi potremmo dire che l'ICLU è una, in inglese diremmo, una community of practice, e ci ritroviamo anche nei momenti difficili, anche a distanza, attraverso i nostri convegni, attraverso i seminari, attraverso la nostra rete di mail che la segreteria dell'AIA invia in modo molto intenso durante l'intero anno e che ci informa vicendevolmente sui tanti eventi che i centri linguistici universitari italiani organizzano durante l'anno. Io se guardo la locandina, scorro brevemente la locandina, è davvero bello vedere come siamo tantissimi, è rappresentato l'intera comunità accademica. Se guardo, vedo Modena e Reggio Emilia, Torino, Università degli Studi di Cagliari, Bologna, Urbino, Siena, Verona,
Foggia, Perugia, Basilicata, Trieste, Università della Calabria, e potrei menzionarne ancora altre. Certo, sottolineo anche la presenza europea della presidente della Confederazione Circles, che sarà con noi domani pomeriggio. Quindi è bellissimo vedere Ca' Foscari, è vero, anche Ca' Foscari di Venezia è anche presente insieme a noi oggi. È bello vedere che è rappresentata tutta l'Italia, con il nord, il centro, il sud, le isole, con tematiche che ci daranno sicuramente tanti altri spunti, tante altre riflessioni sul lavoro che noi svolgiamo quotidianamente. Introduco la prossima slide, Agenda Assemblea 2021. Io, ecco qui, vediamo se riusciamo a far vedere l'agenda. No. Dovrebbe esserci, non so se può aiutarmi il tecnico, con un click. Eccolo qua, il click devo farlo io. Ecco, questo è quello di cui discuteremo oggi pomeriggio alle 5. Voi mi direte perché far vedere l'agenda dell'Assemblea? È una mia volontà, in effetti, molto spesso, meglio, alle Assemblee partecipano i presidenti, i direttori, si discute di tante cose, su tanti aspetti organizzativi, didattici, linguistici. Però io ripenso spesso a me stessa molti anni fa, verso la fine dei probabilmente i miei 30 anni, quando cominciavo a seguire i primi convegni AICLU. Ad un certo punto vedevo i professoroni, lo dico in modo molto affettuoso, ovviamente, poi molti di loro nel tempo sono diventati grandi, grandi amici, bravissimi colleghi, ovviamente, che si chiudevano in questa aula a discutere. Ed io ero curiosa, andavo talvolta dietro la porta per dire: ma di cosa parlano? Di cosa si discute? Ecco, io voglio menzionare queste tematiche per tutti quanti, proprio per farvi sapere che ci saranno comunicazioni da parte della Presidenza, la Segreteria, il Tesoriere. Parleremo degli eventi AICLU di quest'anno, ma di quello che ci sarà e che verrà organizzato nel prossimo anno accademico. Parleremo anche di quello che il Circles ci offre, questa interazione tra AICLU e Circles, e parleremo anche di nuovi soci. È bellissimo vedere che si uniscono nuove università. Pensate, l'AICLU è una delle più ampie, dopo la Francia e dopo la Spagna, Associazione Nazionale dei Centri Linguistici Universitari. Siamo 44 al momento, quasi certamente nel pomeriggio diventeremo 47. Cosa combiniamo? Quali sono stati i nostri impegni nel 2021? Troverete qualcosa in verde, il che significa sì, ci siamo riusciti. Troverete qualcosa in bianco, ancora dobbiamo riuscirci. Aggiorniamo, ecco, il primo punto, aggiorniamo il sito, che adesso presente in due lingue, italiano ed inglese, ma speriamo davvero di ampliarlo anche in altre lingue. E io vi invito a visitarlo spesso, perché nel sito anche le presentazioni di oggi, per esempio, noi andremo a postarle, quindi potrete sicuramente lasciarvi informare da quello che noi, dalle notizie che noi vi diamo. Abbiamo creato un documento, il documento della borsa di studio, di una borsa di studio. Abbiamo tre vincitrici oggi. In una prossima slide vorrò puntare velocemente su questo. E poi la segreteria comunica frequentemente con i soci. Cerchiamo, ecco, incontro informale con i soci, incontro sociale. È un po' verde, un po' bianco, è ibrido.
vedo come questo seminario. Ci sarà un incontro informale tra tutti voi presenti a Modena e qualcun altro rimane più a distanza, però siamo sempre tutti con voi. Abbiamo cercato di dare un supporto, anche se piccolo, all'organizzazione di questo seminario, ma Franca Poppi e il team del Clown Imore sono stati davvero bravissimi anche nell'organizzazione. Così io ho apprezzato, Franca, quello che hai detto all'inizio, questa organizzazione così cauta. Attenzione precisissima a tutte le norme sanitarie che dobbiamo rispettare in questo periodo. E poi partecipazione alle attività del CERCOS, di cui anche vi dirò qualcosa tra pochissimo. Rimane qualcosa in bianco. Lettera aperta a Miura Crui. Siamo sempre un po' a disagio quando, per vari motivi, quando pensiamo ad un contatto con questi contesti accademici, parlo di Crui ovviamente in questo caso, e anche con il MUR, dovremmo dire. Però rimane una porta aperta, qualcosa che ancora dobbiamo una comunicazione che dobbiamo avviare con loro. E questo invece è un invito per voi, la creazione di video sulle buone pratiche. Lo avevamo già fatto l'anno scorso, non ci siamo riusciti, vi chiediamo, combinate qualcosa di bello nei vostri clan, ci volete informare, un video di 3, 4, 5 minuti, inviatecelo, lo caricheremo lo posteremo sul sito. Andiamo oltre gli incontri che abbiamo avuto. Ecco, oggi parleremo, e voglio comunicarlo anche a voi, gli incontri che noi abbiamo. Il direttivo si incontra con una frequenza di ogni mese e mezzo, anche se le mail sono spesso quotidiane tra di noi. Abbiamo partecipato quest'anno a due eventi, con ringrazio per l'invito, sia alla Pearson University, dove si è parlato di internazionalizzazione, e anche all'Università Ca' Foscari, Venezia e La Crui, che ci hanno invitato ancora una volta. In questo caso era proprio un periodo intenso sulla internazionalizzazione degli Atenei italiani, e oggi pomeriggio ovviamente avremo l'assemblea dei soci. Vado alla prossima, vediamo se riesco. Notizie dal CERCOS. Ecco, questa ci tengo in particolare ad informarvi su questo, perché tra un anno saremo a Porto con il convegno del CERCOS, 15-17 settembre. Ringrazio il tecnico che in no time ha caricato la mia ultimissima presentazione, perché c'erano dei refusi nella prima, è stato bravissimo. Ecco, in questo convegno ci sarà un evento dedicato all'anniversario dei 30 anni del CERCOS, già successo in realtà 2021, ma eravamo fermi per la pandemia, quindi lo faremo con un anno di ritardo. L'AICLU dovrà contribuire e vi terremo informati, perché l'AICLU nel CERCOS ha avuto, con tre presidenti, lo ricordo, Carol Taylor, Maurizio Gotti, Gillian Mansfield, ha avuto una presenza e ha dato un impatto e un input importantissimo al CERCOS. Entro dicembre ci sarà la nuova website. Perché il nuovo sito, ve lo menziono? Perché ci sarà una nuova modalità di accesso al giornale Language Learning in Higher Education. So che tutti i centri linguistici, non solo italiani, in tutta Europa, hanno avuto difficoltà per poter accedere alla rivista, molto interessante. Questa volta avremo una nuova modalità. Il CERCOS, la segreteria del CERCOS, manderà una password unica
ai vari centri linguistici che probabilmente verrà acquisita da il presidente o direttore, però da questa, ecco, io non vi so spiegare, ma ve lo diremo poi al momento opportuno attraverso i tecnici del Circles, si potranno generare delle sottopassword, di modo che se qualcuno di voi, 5, 3, 10 persone vorranno accedere al giornale, lo potranno fare con il proprio codice. E parlo un po' proprio di Language Learning in Higher Education. Le ultime è un giornale intenso, ci offre tantissimi spunti di riflessione, trovate già online il 10.2 che è stato dedicato anche in questo caso ai 30 anni del Circles, con molti contributi dei presidenti in passato e della presidente del momento del Circles. In questo issue, in questo numero abbiamo 16 papers, di cui 16 articoli di cui due comunità ICLU. 11.1 è online da maggio 2021 con 18 articoli, due dell'ICLU, comunità ICLU. 11.2 già completato da me e dalla mia, che doveva essere insieme a noi oggi, bravissima, io sono legatissima a lei, co-editor Gillian Mansfield, svolgiamo un lavoro intensissimo, ma abbiamo già completato 11.2 che sarà online ad ottobre 2021 con 15 papers, articoli, ancora una volta, due dell'ICLU. Questo vi fa capire come l'ICLU è sempre, sempre presente da un punto di vista scientifico, da un punto di vista delle survey, indagini che molto spesso conduce nei centri linguistici italiani. Il 12.1 è ancora in progress, questo sarà pubblicato poi a maggio 2022 e gli articoli sono ancora sotto la revisione dei nostri blind reviewers. Importantissimo ricordare, perché già la segreteria ICLU ha inviato la mail ad inizio di settembre, ma ci sarà, c'è una chiamata per proposals per un volume speciale che verrà pubblicato nell'autunno del 2022. La scadenza è a brevissimo, il 30 settembre, per poter, se avete interesse a pubblicare, ad essere guest editors per uno special issue, vi invito a riguardare la call che abbiamo inviato e, perché no, partecipare. Sono verso la fine, ma ovviamente non potevo non menzionare le borse di studio ICLU. Abbiamo delle vincitrici oggi. Abbiamo delle vincitrici e io prendo il loro. Ecco, questa è una cosa che è una novità avviata dal direttivo precedente al nostro, finalizzata poi da noi, dal direttivo corrente, ed eccoci qui con tre persone, che tre giovani studiose: Fabiana Cupido, collaboratrice ed esperta linguistica di lingua italiana, Centro Linguistico Ca' Foscari Venezia. Non so, Fabiana, se ci sei, ci fai un saluto magari proprio al volo con una manina. Maria Vittoria Lopresti, lei è esercitatrice e formatrice Università Cattolica di Milano, mentre la prima una tesi della sua laurea magistrale, la seconda una tesi di dottorato, e poi Anna Maria
Sacchi, non so se l'ho pronunciato bene, lei è anche collaboratrice ed esperta linguistica di lingua inglese presso il Centro Linguistico dell'Università di Trieste. Italiano L2, interesse per la ricerca legato al ruolo fondamentale dei centri linguistici come luoghi per favorire l'autoapprendimento, ce ne ha parlato Fabiana. Ce ne ha parlato, chiedo scusa, Maria Vittoria Lopresti, mentre Fabiana ancora una volta sulla scrittura in italiano L2 da parte di studenti sinofoni. E la dottoressa Csaki si è concentrata invece nella sua tesi master completata presso l'Università di Birmingham sull'attività di ascolto per lo sviluppo della competenza linguistica complessiva. Complimenti da parte di tutte noi per loro. Ovviamente ci sarà un nuovo bando per il 2022. Iniziative culturali del 2022, rimaniamo tutti allertati perché quasi certamente ci ritroveremo nel 2022 presso l'Università Cattolica di Milano, oggi pomeriggio definiremo tematiche e date, vi informeremo. Abbiamo avuto già una proposta per il seminario 2022 da parte dell'Università di Enna, quindi io ringrazio le colleghe Maria Teresa Zanola di Milano Cattolica la Silvia Antosa della Università di Enna. Quindi c'è tanto di cui parlare attraverso iClou, attraverso il nostro sito, tenetevi aggiornate e invitiamo come sempre ancora una volta tutti i presidenti, tutti i direttori, direttrici, quando ricevete informazioni da parte della segreteria iClou, vi invitiamo ad inoltrarli alla vostra comunità del centro linguistico del vostro Ateneo, perché ancora una volta, e qui cambio il mio background, e in questo modo possiamo realmente rimanere coese legate all'interno di questa community of practice, all'interno di questa comunità, e ci ritroviamo durante queste giornate. Io sarò sempre presente, poi vi ricordo domani pomeriggio con la presidente Sabina Schaffner del Circles. Grazie Franca, grazie mille a te. Ho sforato un pochino e ti chiedo scusa. Adesso Carmen, allora ti chiederei di introdurre il nostro primo plenary speaker, che è il professor Gabriele Pallotti, va bene? Posso lasciare il compito? Io di introdurre. Blocco la presentazione. Perfetto. Sì. Poi, dopo colleghiamo, intanto la professoressa lo presenta e poi dopo ci colleghiamo col professor Pallotti. Prego. Sì, io... un attimo solo, eccolo qua, ho le mie note su, io ti ringrazio per avermi inviato informazioni su di lui, sul professor Pallotti, però devo ammettere che io mi ero già molto incuriosita e quindi menzionerò alcune cose che spero che faccia piacere al professor Pallotti, alcune cose che mi hanno attratto dai suoi studi. Intanto lo introduco, lui è professore ordinario di didattica delle lingue moderne presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, Università di Modena e Reggio Emilia. Ha scritto tantissimo, ha studiato tantissimo, è incredibile il curriculum vitae che vedo
che ho visto di lui. Intanto mi hanno attratto alcune cose che lo riportano, forse spero che gli farà piacere, al 900, nel 1990, un po' indietro nel tempo, forse non avrei dovuto dirlo, comunque era un giovane, era giovanissimo, il correlatore Umberto Eco è ovviamente stato un nome che mi ha attratto, la sua tesi era Aspetti del bambino, linguaggio e pensiero. Bellissima tematica. E poi con il suo dottorato di ricerca in semiotica presso l'Università di Bologna, ancora una volta il titolo mi ha attratto, Comunicare con poche parole. Questo è l'apprendimento dell'uso dell'italiano da parte di una bambina marocchina, ma comunicare con poche parole è un bellissimo pensiero, perché talvolta è vero, riusciamo a comunicare con pochissime parole. Arriviamo ai giorni nostri, però ci sono delle bellissime pubblicazioni da parte del professore che voglio segnalarvi. Insegnare a scrivere nella scuola primaria, il progetto Osservare l'interlingua, anche gli studi sull'apprendimento delle L2 as a social practice, una pratica sociale, la conversazione, un'introduzione allo studio dell'interazione verbale, e poi altri lavori, dalla ricerca alla didattica, quindi percorsi di educazione linguistica inclusiva, studi anche sul task-based language learning, e in questo caso lui ce ne parlerà, suppongo anche oggi, nel real world digital environment. Mi ha incuriosito The European Digital Kitchen. E poi bellissimo un altro titolo, L'italiano dei nuovi italiani. Ecco, io ho voluto presentarvelo attraverso quelle parole chiave, questi brevi titoli che mi hanno davvero attratto oggi. Il professore oggi vi parlerà di un progetto, Lira, Lingua Cultura Italiana in Rete per l'Apprendimento, quindi una piattaforma online per l'insegnamento della pragmatica dell'italiano L2. Sono certa che sarà un intervento e una presentazione estremamente interessante. Mi fermo qui. Grazie mille Carmen, ci rivediamo poi di nuovo su questi schermi oggi pomeriggio. Comunque adesso lasciamo la parola al collega Gabriele Pallotti. Grazie. Ciao Gabriele, buongiorno. Buongiorno. Hai sentito la presentazione della collega Carmen Argondizia? Molto gentile, molto personale anche. Bene, allora ti lascio la parola Gabriele. Come vedete io sono nel mio studio mobile, nel mio mobile studio, più mobile di così, dove ero nel mezzo che fa il progetto. E oggi purtroppo non potevo essere a Modena perché ero di corsa da una sede all'altra. E proprio non riuscivo a fermarmi a Modena, come vedete non sono riuscito nemmeno a fermarmi né in casa né in ufficio, sono in macchina e bene così, insomma questo contribuisce al nomadismo. E vediamo se riesco a condividere il mio schermo. Bene, riuscite a vedere il mio schermo condiviso? Sì. Ecco, io quando condivido lo schermo però non riesco a vedere la chat, per cui ho già detto al dottor Benassi e ai tecnici che ci seguono che se succede qualcosa, ad esempio che non c'è più la linea o altro, mi tengo il telefono acceso, silenziato ma acceso, e quindi dovranno comunicare con me al cellulare. Spero che non arrivino telefonate. Mi scuso, ma è l'unico modo per essere sicuri di avere due canali di comunicazione aperti se dovessimo avere problemi di comunicazione.
Bene, allora io vorrei parlarvi di un progetto che è stato sviluppato ben prima che il Covid ci costringesse a fare la didattica a distanza e online. E io ci ho sempre creduto alla didattica online, alle attività online, e questo progetto Lira era stato sviluppato in modo da rendere un po' più originali, ecco, questo tipo di attività, questo approccio alla didattica online. E infatti, appunto, l'approccio originale e anche il tema è relativamente originale, cioè la pragmatica. Allora, non, per carità, non siamo certo i primi a porci il problema di insegnare la pragmatica in una nuova lingua. Da quando c'è l'approccio comunicativo, la pragmatica ha un ruolo importante, sia a livello teorico, cioè tutti lo dicono, tutti lo sostengono, ma anche a livello pratico sicuramente ci sono oggi molte più attività sull'insegnamento della pragmatica di quanto ce ne fossero 40 o 50 anni fa. Rimane comunque, soprattutto in molte classi, in molti contesti, un tema controverso, discusso, si discute spesso la precedenza pragmatica, grammatica, con pragmatica ovviamente intendo qualcosa di molto ampio, non darò una definizione formale, insomma, ma tutti quegli aspetti comunicativi del linguaggio, poi li vedremo meglio anche durante la relazione, che vanno oltre la semplice regola grammaticale o la semplice correttezza fonologica, lessicale e così via. Infatti una prima domanda che potremmo chiederci, ma serve insegnare la pragmatica? È chiaro che in un contesto come questo la domanda è scontata e retorica, no? Però io credo che ogni volta che si insegna qualcosa, comunque la domanda non tanto serve sì o no, perché la risposta è ovviamente sì, ma quanto serve, quanto tempo dedico alla pragmatica e quanto ad esempio alla grammatica? Queste ad esempio invece sono domande molto meno scontate, a cui chi insegna tutti i giorni deve rispondere e deve dirsi quanto dare importanza alla pragmatica. Questa è la piramide di Maslow che viene usata in tutti altri contesti, nel marketing, negli studi sociali, in psicologia, no? Però è anche interessante partire da una rappresentazione così aliena anche al campo degli studi linguistici per ricordarci che ogni volta noi ci dobbiamo chiedere quello che facciamo, a cosa serve, a quale di questi bisogni serve il nostro corso e questo particolare aspetto del nostro corso che potrebbe essere la didattica della pragmatica. Magari ci sono obiettivi diversi, in corsi diversi può avere un'importanza maggiore, un'importanza minore naturalmente. È chiaro che se vogliamo seguire un approccio comunicativo dobbiamo dare un'importanza alta alla pragmatica, cioè non possiamo essere comunicativi a parole poi nella pratica fare soltanto esercizi sulla coniugazione del verbo, no? L'altra domanda che ci si pone spesso è: ma è difficile insegnare la pragmatica? Ad esempio, proviamo a prendere la pragma linguistica, cioè l'espressione linguistica degli aspetti pragmatici. Questo è un semplice schema, semplice, anzi, mica tanto semplice a dire il vero, fatto da Nuzzo in una sua ricerca su tutti quanti i modificatori degli enunciati in italiano che servono a modulare la forza, il locutoria di un atto, quindi il valore di questo atto all'interno di un contesto comunicativo. Come vedete, se li includiamo tutti e non soltanto i 3 o 4 standard dei libri di testo, il repertorio è piuttosto grande, cioè i modi che abbiamo per mitigare un atto linguistico o anche rafforzarlo, questi sono degli atti linguistici di protesta, no? Di complaint, diciamo. Quindi è un atto che tra l'altro spesso non viene insegnato esplicitamente, sono quegli atti che minacciano, no? La faccia dell'altro, e quindi di solito sono considerati un argomento un po' tabù, ma nella vita capita anche di dover un po' litigare, polemizzare, lamentarsi. Allora, per farlo tipicamente noi tendiamo a mitigare questo atto che è implicitamente un po' aggressivo, no? E quindi ci sono diversi repertori per mitigare, con dei repertori di mezzi morfosintattici, lessicali o discorsivi, no? Provate a pensare, c'è la fila, ci sarei io ad esempio, o volevo dirle, o però volevo dirle che ho notato che la bicicletta, ecco, vedete tutti questi modi di attenuare, posso usare dei
dei mezzi lessicali, ad esempio, un po' fastidio, forse, l'unica cosa che lei mi ha dato il primo volume, quindi guardi, io non sto protestando su tutto, ma l'unica cosa. Ecco, se voi guardate tutti questi strumenti per mitigare, a volte anche per rafforzare, dove, come vedete si usa pure il turpiloquio, questi sono tutti esempi tratti da dei role play, quindi è vero un po' artificiali, ma anche piuttosto spontanee, insomma, senza filtro, ma ci sono anche espressioni nel linguaggio come sta cazzo di valigia, che sì, esistono, e chi impara una lingua ovviamente prima o poi dovrà anche confrontarci con queste espressioni. Bene, allora, se guardate soltanto per un atto linguistico particolare come la lamentela, guardate, un bel repertorio di forme. Quindi, insomma, non è certo un tema facile, un tema molto ampio sicuramente da trattare, e da trattare in modo fine. E il nostro progetto va proprio nella direzione di insegnare questo tema in italiano. Un'altra domanda importante, no, è che cosa serve insegnare e imparare della pragmatica, no? Allora, quanta pragmatica insegno? Perché capite che la pragmatica confina con il savoir vivre, con il galateo, con il saper stare al mondo. E quindi è chiaro che in un corso di lingua non è che possiamo insegnare tutto alla gente, tantomeno insegnargli come si sta al mondo, no? Le domande che un insegnante si dovrebbe porre sono: gli insegno quel tanto di pragmatica che serve per capire gli altri, ad esempio per non confondere una lamentela con una proposta, per non confondere una proposta con una richiesta, ecco, quindi capire gli altri, naturalmente oltre il livello letterale bisogna capire anche il livello illocutorio di quello che dicono e fanno gli altri, no? Quindi gli insegniamo una competenza ricettiva, diciamo, no? Passiva della pragmatica. Gli insegniamo soltanto quel tanto di pragmatica che serve per evitare le gaffe, per evitare gli incidenti, quindi per non fare arrabbiare gli altri. Quindi va bene, io come non nativo posso avere una pragmatica non impeccabile, non totalmente nativa, e questo posso anche considerarlo accettabile, può anche essere per me sufficiente, però almeno cerca di non fare arrabbiare gli altri, cerca di non fare queste gaffe che appunto dall'errore pragmatico diventano poi incidenti diplomatici veri e propri. Quindi magari uno potrebbe dire: concentriamoci su quelle aree dove c'è rischio di combinarla grossa. O addirittura, ma un altro obiettivo, ma anche questo di nuovo è un po' sono domande di riflessione, no? No, tutta la pragmatica che ti serve per comportarti come un italiano, quindi un livello quasi nativo di competenza pragmatica, no? Quasi quello da spia, no? Passare per un italiano, essere così totalmente immerso, ovviamente dico italiano immaginando l'italiano come L2, questo vale per tutte le lingue naturalmente, no? E chiaramente questo è un obiettivo molto più ambizioso, cioè un conto è dire non faccio del male, non faccio arrabbiare, un conto è dire faccio il camaleonte totale, e non è detto che poi tutti lo vogliano imparare, come vedremo fra un po' questo livello di pragmatica. Ritornando alla domanda se è difficile, no? Prima parlavo della pragma linguistica, cioè delle forme linguistiche per esprimere funzioni pragmatiche, ma da tempo si distingue la pragma linguistica dalla sociopragmatica, cioè l'interfaccia della pragmatica non con la lingua, ma la pragmatica con la società, la sociologia, i rapporti sociali. Sappiamo che la pragmatica sta allo snodo tra competenza linguistica, ma anche competenza sociale, competenza di interazione, no? E quindi insegnare la pragmatica nel senso di sociopragmatica significa trattare il complesso gioco delle identità, cioè con certe scelte pragmatiche tu ti presenti in un certo modo, tu riconosci come gli altri si presentano a te, e questo può avere anche delle implicazioni etiche, cioè fino a che punto voglio fare appunto la spia, il camaleonte, voglio passare per un altro, voglio assimilare il modo di essere
degli altri. Voglio stare al gioco, voglio fingere come appunto una spia, trasformarmi come un camaleonte, voglio invece resistere. Ci sono degli studenti che resistono all'attribuzione di una certa identità che sarebbe giusta per quella lingua, un certo modo di stabilire ad esempio un rapporto sociale tra uomo e donna, tra studente e professore, tra cliente e commesso. Magari la sociopragmatica di una certa lingua imposta questi rapporti in un certo modo, ma questo modo a noi non piace per ragioni proprio etiche e allora facciamo resistenza. Vi faccio qualche esempio. Questa è Mori, una studiosa giapponese che vive negli Stati Uniti da tanto tempo e che parla un po' dello shock che ha quando torna in Giappone. Ovviamente il problema suo non è la lingua giapponese, che conosce perfettamente essendo nata e cresciuta in Giappone, ma è questa pragmatica del giapponese femminile che resiste con l'identità che lei si è costruita in 30 anni negli Stati Uniti. Dice Mori: I don't like to go to Japan because I find it exhausting to speak Japanese all day, every day. What I'm afraid of is the language, not the place. Talking seems to be especially futile when I have to address a man in Japanese. Every word I say forces me to be elaborately polite, indirect, submissive, and unassertive. There's no way I can sound intelligent, clear-headed, or decisive. But if I did not speak a proper feminine language, I would sound stupid in another way, like someone who is uneducated, insensitive, and rude, and therefore cannot be taken seriously. Quindi vedete, Mori si trova presa, pur essendo una persona totalmente bilingue, biculturale, con una ottima e profonda conoscenza delle due culture, si trova presa da un dilemma, cioè quando è in Giappone, se vuole parlare un giapponese femminile appropriato, deve rinunciare alla sua identità femminile che si è costruita parlando inglese. E questo, ricordava prima la collega, le mie origini nella semiotica, e questo mi riporta, mi fa piacere poter citare Roland Barthes, che di solito non si cita molto ai congressi di linguistica, ma nella sua famosa lezione inaugurale al Collège de France fece questa lezione appunto sulla forza del discorso, sul ruolo del discorso, della lingua nel nostro pensiero, nel nostro agire. Questo di nuovo mi riporta la mia tesi di laurea che è stata evocata. E dice una cosa che diceva già anche Boas, ma lo dice in un modo che è rimasto memorabile. La langue con performance de tout langage n'est ni réactionnaire ni progressiste. Elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Quindi la lingua è fascista, un'affermazione forte, provocatoria, ma potrebbe essere anche una bella pista di discussione con i vostri studenti. Non appunto perché mi impedisce di dire certe cose, no? Noi spesso riportiamo l'ipotesi del relativismo linguistico, l'ipotesi Sapir-Whorf, a dire noi non possiamo descrivere la neve con tutti i termini che usano gli eschimesi, no? La nostra lingua non ha quei mezzi, ma raramente pensiamo alla nostra lingua come a qualche cosa di fascista che ci impone di dire certe cose, ci impone di selezionare certi aspetti della realtà. E la pragmatica, questo è particolarmente forte, va a toccare punti particolarmente sensibili della nostra identità, cioè la lingua che ci impone di essere gentili in un certo modo, che ci impone di chiedere in un certo modo, di non dire certe cose e così via. Allora qua lo lascio come tema ovviamente molto aperto, prima di passare invece alla descrizione molto concreta dei percorsi pragmatici, però credo che sia importante avere anche questo sfondo più filosofico, più teorico. Come insegnare la pragmatica? Di nuovo non ci sono migliaia di pagine su questo argomento, no? Quindi richiamo soltanto alcuni punti che mi serviranno poi quando vi presenterò il progetto Lira. E confrontando appunto la pragmatica con la grammatica. Grammatica, noi parliamo di grammaticalità, di correttezza, di accuratezza, si fanno gli errori, no? E in grammatica. In pragmatica si parla di felicità, di appropriatezza, di una scelta al suo contesto, magari a quel determinato interlocutore. Non ci sono veri e propri errori pragmatici, ci sono, come dicevo prima, delle gaffe magari,
si rischia di suonare appunto un po' maldestri. Ma, e questo è il problema più importante, ci arriviamo, quindi la grammatica ha delle regole categoriche, mentre la pragmatica si basa su delle preferenze, delle tendenze, no? Magari ci sono dei modi di dire su cui la maggior parte delle persone converge effettivamente, però se uno dice quella cosa in un modo un po' diverso, non è che ha fatto un errore come in italiano se io dico due cani o ieri io anda, d'accordo? Quindi in pragmatica c'è più fluidità. Ma le conseguenze di questi nostri sbagli pragmatici, diciamo inappropriatezze, del nostro violare la tendenza, la regolarità, le conseguenze in pragmatica sono più gravi che quando violiamo le regole grammaticali. Nel senso che se io violo una regola grammaticale e dico ieri me anda piazza, ok, faccio magari sorridere, noi soprattutto che siamo abituati alle produzioni degli apprendenti, sorridiamo volentieri su queste forme interlinguistiche, io alcune le trovo proprio adorabili, e certe forme di interlingua. Ecco, nella pragmatica, se uno non è sensibile, magari noi che siamo insegnanti, docenti di lingua, lo sappiamo, ma diciamo per la persona comune una violazione pragmatica può causare appunto dispetto, sei un maleducato, non sei uno straniero che non sa coniugare il verbo, pazienza, ma rischi di passare per un maleducato. Quindi anche questo credo che potrebbe essere un tema su cui riflettere, un buon argomento su cui aprire delle discussioni realmente comunicative in classe, no? Quali violazioni fanno arrabbiare gli altri? Quando scelgo di far arrabbiare gli altri? Perché appunto a volte ci sono anche dei momenti di polemica e di litigio e di non accettazione, di resistenza rispetto ai modelli che ci vengono proposti magari in classe. Facciamo un piccolo esempio adesso, un tema di cui mi sono occupato, le telefonate, in particolare l'inizio, l'apertura della telefonata. Queste sono alcune telefonate autentiche, fatte a luoghi di servizio, ma da persone che nel primo caso proprio si conoscono, nel secondo non si conoscono, ma immaginate una ragazza di 20-25 anni che telefona a un pub dove lavora probabilmente un cameriere che ha la sua stessa età, è chiaro che si danno del tu, eccetera. Queste sono telefonate di appunto italiane assolutamente spontanee, no? Casa del Libro, ciao Mattia, ciao, ascolta Ciccio, dimmi. Il tuo fax, il numero del telefono? Sì, uguale, perché voglio chiedere a Cento che mi mandi i risultati degli esami, ok? E dopo si va avanti. Oppure l'Organ Pub, ciao sono Vanna, questo è un piccolo pausa, ciao. Dunque, volevo chiederti una cosa, dimmi, siccome dobbiamo organizzare una cena lì vicino a voi, sì, volevamo sapere eccetera eccetera. Quello che vi faccio notare in queste telefonate autentiche è l'estrema brevità dei turni e lo scambio rapidissimo di battute, cioè sono turni molto brevi con un continuo passaggio della parola. Ciao Mattia, ciao, ascolta, dimmi, volevo chiederti una cosa, dimmi. Ecco, vedete, è molto naturale questo flusso della conversazione da una parlante all'altra con turni molto molto brevi. Se guardiamo i libri di testo, possiamo iniziare con le comiche, come erano i libri di testo degli anni 70, ecco questo tanto per sorridere un po', adesso non vi sto a leggere tutto io, leggetevelo voi, ma insomma chi ha una certa età forse questi libri se li ricorda, o comunque vale la pena leggerli appunto per farsi due risate, no? Va bene, ecco, sembra proprio di vedere la televisione in bianco e nero qui. Va bene, da allora sono stati fatti dei progressi, certo che sì, anni 70, quindi libri scritti probabilmente negli anni 60, e siamo ancora prima della svolta comunicativa nella didattica delle lingue. Quindi troviamo, allora questo veramente sembra puro surrealismo. Ecco, se andiamo verso gli anni 80 e 90, troviamo pronto, ah sei tu, ma certo, quindi troviamo dei tentativi di inserire degli elementi, no, più naturali nella conversazione telefonica. Chiara, ah sei tu Roberto, ecco. Quindi vedete,
suona sicuramente più naturale, però ad esempio quindi il linguaggio forse più naturale, la pragma linguistica, appunto la scelta delle parole, può risultare più naturale. E, dal punto di vista però dell'organizzazione dei turni, siamo ancora in un modello molto da libro scritto, in particolare guardate nel primo esempio, Paolo, un turno così lungo, ti telefono perché stamattina è arrivato un mio collega tedesco, rimane qui fino a sabato, un turno così lungo nella conversazione normale è praticamente impossibile. Quindi non c'è una grande attenzione alle dinamiche del turn taking, no? del fatto che comunque è fisiologico una telefonata, passarsi la parola più in fretta. E lo stesso c'è un po' anche nell'esempio del 99. E questi sono testi più recenti e vedete come, beh, 96 questo è un corso diverso, sempre della fine degli anni 90, no? Vedete che qua c'è una maggiore attenzione e direi che questo ultimo del, parliamo in italiano, della Treccani, che è uno dei più recenti che sono riuscito a vedere, ce ne sono migliaia ovviamente, ho fatto un piccolo campionamento. Vedete che qua riproduce un po' di più la dinamica spontanea della conversazione. Allora, questo è il primo punto importante. Quando si insegna la pragmatica si devono insegnare dei modelli attuali, come quando si insegna naturalmente anche la grammatica, il lessico e la fonologia. Sappiamo tutti che le lingue evolvono e quindi bisogna insegnare la varietà contemporanea o quantomeno essere consapevoli che esiste una variazione diacronica. Nella pragmatica questo è particolarmente importante anche perché appunto altrimenti rischi di suonare affettato e quindi un cattivo giudizio su di te. Quindi alcuni problemi per concludere questa carrellata sull'insegnamento della pragmatica. Il primo è fornire dei modelli inadeguati o addirittura del tutto falsi, no? L'altro problema che abbiamo quando insegniamo la pragmatica è distinguere la pragmatica dal galateo. Cioè il galateo è un si dice, non si dice, si fa, non si fa. Ora con la pragmatica è difficile, è molto più una questione di scelta naturalmente, no? E quindi stare attenti a non sclerotizzare un po' queste prescrizioni. Gli altri problemi, la sovrageneralizzazione, cioè l'identificazione dello Stato, nazione con il passaporto e la bandiera, con una determinata cultura, un determinato modo di fare. Allora gli italiani fanno così, i giapponesi fanno così, i tedeschi fanno così, ecco. O anche peggio quando si sente gli anglosassoni, no? Come se ci fossero ancora a mille anni di distanza gli anglosassoni. E, ecco, andiamo molto cauti, queste sono cose molto pericolose. La sovrainterpretazione è anche qualcosa che ho trovato in questi vari manuali, in questi approcci alla pragmatica, didattici, ma anche teorici. Uno osserva alcuni piccoli microfatti e comincia a fare asserzioni generali sull'ethos culturale, no? In Giappone si evita il conflitto, gli spagnoli sono molto diretti e informali. Allora, per carità, si può andare dal fatto micro all'ethos culturale, non dico che sia vietato, però dico che è rischioso naturalmente, cioè il rischio è poi lo stereotipo, cioè questi piccoli fatti diventano conferme degli stereotipi. E allora gli stereotipi, appunto, quando si fa il confronto, gli spagnoli sono più estroversi, più informali degli italiani, dei giapponesi, dei tedeschi, di chi volete voi, no? E quando si fa il confronto è ancora più delicato e appunto siamo veramente a rischio di, da un lato, cadere nello stereotipo, ma dall'altro lato rischiamo di perderci quelli che un antropologo, Mike Agar, chiama rich points, cioè dei piccoli punti ricchi di implicazioni, punti su cui effettivamente si può discutere a lungo. Su un piccolo dettaglio pragmatico si può veramente riflettere più in generale su tutta la cultura, il sistema di valori che ci sta dietro. Quindi non sto facendo il purista dogmatico, no? Dicendo mai, non parliamo mai di cultura, perché la cultura c'è e c'è una dimensione anche ampia, appunto sociale, socioculturale della lingua. Però bisogna stare attenti che lo reach point non diventi stereotipo, comunque mettere in guardia su questo rischio. E l'ultimo problema che abbiamo accennato in questa carrellata è che
le routine pragmalinguistiche, cioè scusa, per favore, così si insegnano ormai in maniera standard, no? Ma le dinamiche socio-pragmatiche, cioè i ruoli, le identità, le distanze e le dinamiche di interazione rischiano di passare in secondo piano e di essere trascurate. E vediamo il progetto Lira come cerca di affrontare tutto questo in una modalità online. Questa è la pagina di accoglienza, si può fare un giro senza essere registrati, ma si vede poco, vi consiglio di registrarvi, ovviamente il sito è istituzionale universitario, quindi non c'è spam, e essere registrati consente di fare varie attività e consente chiaramente anche a tutto il sistema, come adesso vedremo, di memorizzare le tracce delle vostre attività, che è una cosa utile. L'obiettivo ufficiale, quando è stato finanziato questo progetto, era un progetto FIRB, aveva come obiettivo ufficiale quello di favorire il mantenimento dell'italiano all'estero, gli italiani di seconda e terza generazione residenti all'estero. Noi ovviamente abbiamo pensato a questi destinatari, che appunto non solo rischiano di perdere un po' la grammatica, ma tante volte rischiano di perdere ancora di più la pragmatica, cioè non sanno proprio interpretare il comportamento italiano, e soprattutto perché non c'era niente, corsi di grammatica, di lingua online, c'era qualcosa, ma sulla pragmatica c'è poco, ma credo che anche su altre lingue credo che ci sia poco di specificamente, interamente rivolto alla pragmatica. Poi giudicherete voi se abbiamo fatto un buon lavoro e se valeva la pena farlo. Naturalmente l'obiettivo primario erano questi, il recupero, diciamo, di questa lingua da parte degli italiani di seconda e terza generazione, ma ovviamente funziona con qualunque categoria di studenti, che siano gli stranieri che studiano all'estero, ma anche chi studia italiano in Italia come seconda lingua. Abbiamo usato tutta una serie di materiali, molti audiovisivi, abbiamo prodotto dei nostri role play dove ci mancavano, abbiamo fatto noi gli attori. I video sono decisamente ruspanti e amatoriali, ma dal punto di vista della pragmatica questo è un punto di forza, no? Rispetto allo sceneggiato televisivo ben recitato e sceneggiato, e noi, il nostro roleplay fatto con i nostri amici più o meno ignari, ha il vantaggio dell'autenticità. Abbiamo preso dei brani di chat, forum, blog in internet, articoli e un po' di narrativa. La cosa importante di Lira è che, di nuovo, anche questo è un progetto piuttosto avanti per quando è nato, è un progetto, come si dice, 2.0, 3.0, adesso non so più a quale punto zero siamo arrivati, ma insomma è già quel tipo di sito in cui la community ha una parte importante, cioè non è un sito unidirezionale, noi offriamo dei contenuti, voi li fruite, ma gli utenti partecipano, e non partecipano in modo così un po' decorativo, dicendo che bello, ma come vedrete tra poco il contributo della community è veramente fondamentale. La struttura dei percorsi è una struttura abbastanza classica, gerarchica, c'è un macro ambito, dei sottoambiti che sono dei learning object, e ciascuno di questi si articola in diverse attività. Per ciascun macro ambito c'è un test di autovalutazione diagnostica iniziale e finale, d'accordo? Quindi nel senso della valutazione, dell'autovalutazione per l'apprendimento. Questo è l'elenco dei macro ambiti. Alcuni sono di area più strettamente pragmatiche, sono quelli che ho seguito io e il mio gruppo, per cui oggi vi parlerò essenzialmente di questi. Altri invece hanno un orientamento più socioculturale, come vedere italiani di Leti, italiani media e così via. Questi sono stati curati dai colleghi di Perugia, oggi non ne parlerò. Quindi questo è l'elenco dei temi, come vedete i titoli sono informali, accattivanti. Ci sono anche temi, dare del tu, dare del lei, che per l'italiano è importantissimo, frasi per ogni occasione, cioè quindi i complimenti, le frasi di circostanza, come chiedere, che è un tema sempre molto delicato, è importantissimo nella didattica della pragmatica, ma abbiamo anche quando le cose si mettono male, cioè questo argomento un po' tabù, quando si litiga, quando ci si insulta, quando si protesta, no? Quindi vedete, queste sono un po' le aree tematiche. Facciamo due chiacchiere, che uno dice vabbè, ma c'è bisogno di insegnare questa cosa specifica, sì, ed è anche piuttosto difficile fare due chiacchiere bene in una nuova lingua. Ecco, questo
giusto per darvi un'idea come la struttura, voi trovate, facciamo due chiacchiere, il macro learning object, che a sua volta contiene sei argomenti, cosa so già, eccetera, eccetera. Ciascuno di questi, tipo introdurre un argomento nella chiacchierata, a sua volta si divide in due attività, e ognuna di queste attività potrebbe essere vedere un video e rispondere vero o falso, quindi classica struttura a matrioska, insomma, delle attività didattiche. Questo è un esempio di macroambito, siamo d'accordo, quindi il macroambito del siamo d'accordo, che si articola in questi learning object. Un learning object, diciamo, nella didattica online è un'unità che si riesce a fruire in circa 6-8 minuti, quindi questo è un po' la grandezza, insomma. Quindi ciascuno di questi learning object si immagina che duri 6-8 minuti, fare proposte, mettersi d'accordo, insistere, consigliare, quindi i diversi risvolti, i diversi aspetti del mettersi e dell'essere d'accordo. Questo invece è un learning object, l'esempio di un learning object, quindi ad esempio in, vedete, siamo d'accordo, è il macroambito, consigliare è learning object o l'argomento, che contiene quattro attività. Va bene, quindi una piccola introduzione, in questo caso un fumettino di Schulz, poi le quattro attività, e queste sono le attività, adesso ne vedremo diverse come esempio, no? Alcune abilità partono da un video, il video viene riprodotto, e in questo caso l'attività consiste nel rispondere sì o no, quindi domanda, cioè diciamo una serie di domande di comprensione, oppure, anche questa è una comprensione, si ascoltano degli altri dialoghi, quindi un altro tipo di attività, si ascoltano dei dialoghi e bisogna scegliere dal menu a tendina la risposta. I video, da dove li abbiamo presi? Come vedete, vengono dalla RAI, abbiamo dovuto chiedere liberatorie e non è facile. Non sono capolavori del cinema, non sono film premiati al Festival di Venezia, sono sceneggiati di neanche altissima qualità, però di nuovo per noi funzionavano, nel senso che proprio per il loro essere semi improvvisati ci davano tante occasioni, il film troppo studiato con la scena provata 50 volte eccetera, e ci sembrava meno utile, al di là del fatto che era un po' più complicato ottenere i diritti, ma lo sceneggiato così un po' casalingo della RAI ci dà un'infinità di ottime situazioni abbastanza spontanee e naturali. Come vi dicevo, a volte abbiamo fatto fare, questo invece è il role play di una nostra amica che è stata filmata mentre andava a visitare un'amica. Cosa dici quando suoni il campanello, cosa dici quando entri in casa aprendo la porta, no? Quindi questo è un altro esempio di attività. Qui vi faccio vedere un altro punto di forza di questo sito. Certo che guardi il video e fornisci la tua risposta. Le risposte che abbiamo visto nella slide precedente erano piuttosto tradizionali dal punto di vista tecnologico, vero o falso, scegli a tendina, così. Queste invece sono diverse, perché vedete abbiamo un plugin che ti fa registrare, guarda il video e registra la tua risposta. Quindi la tua risposta viene letteralmente registrata, te la puoi riascoltare, ma poi viene salvata questa risposta, che può servire a noi per svolgere delle ricerche, ma serve anche agli utenti per poter ascoltare proprio la realizzazione fonica di diversi atti linguistici parlati. Ora c'è tutto il tema del feedback, no? Cioè, una volta che hai fatto l'attività, si correggono, e sappiamo bene che le piattaforme online si scontrano sempre con questo problema. La correzione nel 99% dei casi deve essere automatizzata, deve essere fornita autonomamente dal computer, ma questo ci limita moltissimo alle scelte multiple, alle domande con risposta chiusa. Rarissimi sono i siti dove qualcuno viene a leggere il tuo compito e poi te lo corregge. Allora, come abbiamo affrontato noi questo problema della correzione e più in generale del feedback? Allora, nelle attività chiuse, quindi adesso cominciamo a guardare le attività chiuse con delle soluzioni per una possibile autocorrezione. Quindi cominciamo dal caso un po' più semplice, no? Ad esempio, qui leggi il dialogo, controlla le tue risposte e prosegui l'attività. Teresa è contenta di dormire nella stanza di Luca, uno ha scritto falso e la risposta è giusta. Ha scritto vero, la risposta è giusta, eccetera.
Quindi questo è uno schema abbastanza semplice di correzione e tradizionale. Qui la correzione non è che cosa è giusto, ma indovinare che cosa hanno detto nel video. Quindi non è che quello che è stato detto nel video per forza è l'unico modo di dire, fare una richiesta in questo caso. Mi servirebbe qualcosa da portare, oppure volevo un rocchetto di cotone blu. Questa è una nostra amica che ha una merceria e ci ha aiutati a fare dei, chiamiamoli role play, ma insomma delle registrazioni che sono veramente spontanee. La gente che aveva firmato un consenso prima, ma poi andava a comprare davvero il rocchetto di cotone blu. E quindi qui la correzione è, da questo punto di vista, il riscontro con quello che hanno effettivamente detto i partecipanti. C'è però uno spazio aperto, e secondo te perché hanno risposto in questo modo? Quindi c'è sempre comunque la possibilità di scrivere una risposta aperta che poi viene naturalmente anche questa registrata nel sistema. Un altro modo di rispondere è abbastanza chiuso: ordina i tre video. Ci sono tre modi, c'è una persona, la donna delle pulizie, che sta pulendo le scale, la persona passa e ci sono tre modi di rivolgersi alla donna delle pulizie per chiedere come passare, da un modo molto scortese a un modo più cortese, e si chiede di ordinare i tre video in ordine di cortesia. Anche questo, vedete, insomma, il menu a tendina è un altro formato più tradizionale di risposta. Va bene, andiamo un po' avanti, che vorrei finire, spero di avere 5 minuti in più, no? Visto che abbiamo iniziato un po' in ritardo. Sì, sì, tanto dopo dobbiamo andare a pranzo, Gabriele, per cui abbiamo... Ma non rubo neanche troppo tempo al vostro pranzo. No, abbiamo un'ora e mezzo, per cui insomma il primo giorno ce lo siamo tenuti un po' lasso. Prego. Benissimo. Allora, quindi abbiamo visto questo tipo di attività, confronto con il video, che cosa uno ha detto, e poi riascoltare, vedete qua questo microfonino, vuol dire che puoi rivedere il video oppure ascoltare l'audio in questi casi. Veniamo adesso alla correzione delle attività aperte, quindi più difficile, dove non c'è una risposta sola e chiusa. Qui ad esempio abbiamo, come vi dicevo prima, salviamo tutte le risposte aperte ed è possibile poi rivederle, quindi un'attività è vorrei ma posso. Gli autori spiegano perché quando si usa vorrei, no? L'attività era prima spiega perché quando vai in un negozio usi vorrei. Allora gli autori danno una spiegazione metapragmatica qua, ma la comunità risponde dividendosi. Quando in fase di registrazione vi viene chiesto: ma siete italiani nati, cresciuti in Italia, magari ora residenti all'estero, eccetera, o avete un'altra lingua 1? Quindi gli italiani e gli altri utenti, comunque ci interessa raccogliere le risposte di tutti, e gli italiani danno queste possibili spiegazioni del vorrei. Allora vedete, non è il libro classico in cui hai una sola spiegazione del quando si usa vorrei. Poi ovviamente noi italiani, quando ci chiedono perché usiamo vorrei, alla fine siamo tutti d'accordo: per essere gentili, perché suona più educato, perché ingentilisce la frase. Ecco, è chiaro che la risposta è la stessa, però anche questo dal punto di vista dell'apprendente è molto confortante vedere che su questo tema, su altri temi c'è molta più divergenza, ma su questo tema almeno siamo tutti d'accordo. Gli altri utenti potrebbero avere delle impressioni, delle sensazioni un po' diverse. Ad esempio, nell'unità su tu e lei c'è un breve approfondimento sul voi, che è vero che nell'italiano standard è praticamente escluso, però si usa in certe regioni, in certi contesti si usa. Qui noi abbiamo preso la discussione che è esistita prima del nostro progetto su un forum Italia-Russia e abbiamo preso questo stimolo per poi lanciare noi la domanda. Ti sei mai trovato, quindi anche noi abbiamo un forum, naturalmente un forum metapragmatico, in cui si discute: ma quando si usa il voi, tu l'hai mai usato, ti è mai capitato di... E la risposta nel forum è naturalmente aperta. Altri modi, qua una scenetta in cui una signora chiede un piccolo favore a un passante, no?
Quindi da un lato bisogna indovinare come la signora ha chiesto al passante questo piccolo favore, mi tiene in braccio la bambina perché devo chiudere il passeggino, d'accordo? Quindi deve chiedere questa cosa, bisogna indovinare, e questo è il formato risposta chiusa, cosa ha detto la signora, tra opzioni. Quindi vedete, nella stessa attività possiamo avere diversi formati. Formato risposta chiusa, cosa ha detto la signora di queste tre possibilità? Come ha chiesto il favore di far tenere la bambina? Ma qui invece come potrebbe rispondere l'uomo? Questa è una risposta aperta. E quindi immagina la risposta e scrivila di seguito. E queste sono le risposte date da italiani e altri utenti, ve le ho un po' ingrandite perché ho paura che non si legga bene. Allora, la domanda era: mi scusi, mi può tenere un attimo la bambina che c'ho il passeggino che non mi si chiude? Ok? Quindi questa è la frase detta dalla signora. Come ha risposto l'uomo? Questa è tutta una antologia delle risposte date dai nativi e dagli apprendenti. Allora, molti di noi italiani hanno risposto così: certo, non ci sono problemi, ma certo, sì, volentieri, certamente, si figuri, ma certo, signore, vieni qui piccolina, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vedete come in questo modo l'apprendente capisce che la pragmatica, di nuovo, ci sono delle tendenze forti, il certo, il ma certo, il sì certo è frequente, però non sono categoriche, qualcuno non ha usato il certo, uno ha detto sì, volentieri. Oppure sì signora, non si preoccupi. Allora questo, vedete, per gli apprendenti praticamente è una didattica corpus based, cioè di fatto noi abbiamo creato un corpus di risposte rilevanti a quel particolare problema comunicativo, e in modo del tutto spontaneo e naturale abbiamo raccolto un corpus che poi gli apprendenti possono confrontare per scegliere magari qual è la risposta che trovano più affine forse al loro modo di porsi. Qua vediamo invece come hanno risposto gli apprendenti. Sì certo, questo vedete, è semplice, target, certo diamela, vedete questo si è andato a complicare la vita, nel senso che ha voluto usare una complicata forma clitica, è sbagliata grammaticalmente ma è anche inappropriata comunicativamente. O sì come no, certo che posso tenere questo bello angelino, molto carino, molto affettuoso, ma in Italia suonerebbe forse tra il ridicolo e il preoccupante, non saprei neanche io, insomma, no? Allora, di nuovo, anche qua, se sono un apprendente, vedo che ci sono dei mezzi assolutamente appropriati, assolutamente scelti dai nativi, che non sono necessariamente elaborati e complicati. Ecco, questo è un altro piccolo esempio di attività dove vi ho fatto vedere prima, appunto c'è il video e posso registrare la risposta, l'audio della risposta, quindi dopo puoi riascoltarti, no? Vedete come hanno risposto alcuni italiani, come hanno risposto gli altri utenti, il sistema prende tre risposte a caso, ovvio che non puoi sentirle tutte con la risposta testuale, puoi vederne, mi pare 20, ne prende a caso, quella audio registrata te ne dà tre. Però se continui a cliccare te ne vengono tante, quindi puoi sentire proprio la voce dell'italiano che risponde a questa domanda. Quindi da un lato c'è il video, che è il nostro stimolo, ma dall'altro lato c'è anche tutti gli audio prodotti dalla comunità. Oh, e questa è l'ultima caratteristica importante. Allora dicevamo, la pragmatica non è uguale per tutti, non siamo tutti uguali, e la pragmatica appropriata a un uomo di 50 anni non è la pragmatica appropriata a una ragazzina di 20. Quindi non è questione di giusto o sbagliato in assoluto, ma è appropriato per qualcuno. Allora noi abbiamo chiesto agli utenti in fase di registrazione, ci danno delle semplicissime informazioni, tipo il sesso, l'età, la lingua madre, no? E basta sostanzialmente. In base a questo riusciamo a creare dei profili con queste caratteristiche che sono state studiate, insomma sono tra quelle più rilevanti per la variazione pragmatica. In questo modo puoi anche selezionare una categoria, gli italiani come me, cioè definisci nel tuo profilo la tua età, il tuo sesso e poco di più, e dici gli italiani come me sono quelli più o meno che ricadono in questa finestra di età e in questo sesso. Altrimenti puoi fare una ricerca libera, no, mi interessa sapere soltanto le risposte delle donne sopra i 50 anni o degli uomini sotto i 20, no?
Vi faccio qua un esempio sul tu e lei. Qui si vedono varie possibilità di criteri per dare del tu e del lei. Tu dai del tu e del lei in base all'età, in base al contesto, alla posizione sociale e così via. Se ne può parlare. Allora qua chiediamo di scegliere. Quale delle seguenti parole associ più facilmente all'uso del lei? Il lei secondo te è più una questione di rispetto, di distanza o di cortesia? Qui noi autori non abbiamo una risposta, non c'è la risposta giusta neanche proposta degli autori, la risposta la dà la comunità. E come vedete, man mano che le persone hanno risposto a questa domanda, si creano degli istogrammi, no? Per cui noi abbiamo questi, la proporzione di persone che ha detto che il lei lo sceglie in base all'età, questo sono quelli che hanno detto che lo sceglie in base al contesto, questo in base alla distanza sociale e questo in base alla situazione sociale, no? Quindi questi sono tutti quanti i rispondenti, ma io posso usare questo filtro, ad esempio le donne, in questo caso questo è il profilo di risposta solo delle donne, no? E così via, posso scegliere le persone della Lombardia, no? O posso scegliere più regioni, mi ritaglio soltanto le persone del nord Italia, ad esempio. Oppure, di nuovo, se voglio la scorciatoia, gli italiani come me, che mi assomigliano e il cui profilo quindi sento più rilevante per me. Ancora, quali sono i tuoi primi due criteri, no, per la scelta? Qua vedete, abbiamo tutti, le donne, e qua abbiamo aggiunto anche la categoria degli uomini. E vedete, sono abbastanza simili, però, non so, per le donne il contesto è una variabile più importante, per gli uomini è un po' meno. L'età è per tutti comunque il criterio più importante nella scelta di tu e di lei. La posizione sociale conta abbastanza per le donne e piuttosto poco per gli uomini, e così via. Allora, come vedete, in questo modo, queste sono poi anche le risposte nelle due, ovviamente, cioè tu puoi anche dire come hanno risposto gli apprendenti. In questo modo studiare pragmatica diventa proprio un oggetto, cioè anche in classe puoi fare riflessione. Sono delle mini ricerche, non è che le facciamo solo noi, questi istogrammi sono accessibili a tutti gli utenti del sito, e quindi questo è proporre una didattica basata anche sul piacere della scoperta, quella didattica intelligente, no? Meta comunicativa, di cui si parla tanto. Cioè gli studenti, soprattutto nel caso dei vostri studenti che sono grandi, insomma, sono in grado di fare queste riflessioni, credo che con uno strumento di questo genere abbiano molte occasioni di parlare della lingua oggetto e parlare della lingua che stanno imparando è comunque uno degli argomenti più naturali per far svolgere una conversazione, un project work, un task comunicativo realistico e autentico. Concludiamo allora perché l'IRA ci è sembrata una buona idea. Allora, nell'approccio tradizionale si va prima la grammatica e poi la pragmatica. Noi qua abbiamo deciso di concentrarci sulla pragmatica proprio perché ce n'è tanto bisogno. Tradizionalmente si usano testi artificiali. A volte si scrive un testo che è il finto dialogo, no? L'avete presente, e ci sono ancora libri che escono tutt'oggi in cui si fa finta di dire oggi facciamo un dialogo, appunto, informazioni per la strada, ordinare al ristorante, ma in realtà il dialogo è un esercizio travestito perché l'obiettivo grammaticale è la coniugazione del verbo, il pronome clitico o che so io, o l'inversione, la copula, che so, e quindi si fa finta di fare un dialogo comunicativo, ma in realtà è una spiegazione di grammatica. Ecco, i nostri testi sono invece assolutamente naturali, sono stati prodotti non per esercitare certe strutture. La pragmatica non è un galateo, non è un si fa o non si fa, ma è una chiave per capire e costruire rapporti sociali, per cui queste ultime attività che vi ho fatto vedere, in cui lo studente diventa un ricercatore riflessivo e comincia a pensare cosa significa essere educati, maleducati, adesso non ho tempo, ma in realtà il sito LIRA lo stiamo utilizzando, l'abbiamo utilizzato nelle scuole superiori italiane, scuole anche a forte presenza migratoria, ma dove gli adolescenti comunque riflettono e hanno trovato molto interessante riflettere sulle loro scelte pragmatiche, perché appunto a 16-17 anni ti chiedi che cosa significa
tenere la giusta distanza. Ma Stefania Ferrari, la mia collega, ha sperimentato l'IRA persino nella scuola primaria. E alcune attività di Lira si possono utilizzare anche per una riflessione metapragmatica nella scuola primaria. In Lira, vado avanti per concludere, gli atti linguistici sono sempre all'interno di sequenze interazionali, vedete c'è sempre il contesto, non vorrei un caffè per favore, ma il vorrei un caffè per favore è comunque dentro un contesto più ampio. Noi abbiamo, oltre alle intuizioni degli autori che ci sono, questo contributo della comunità che credo che sia un elemento di forte novità e il problema a cui accennavo all'inizio, no? Lo stereotipo, gli italiani fanno così, in Italia si fa così, grazie al contributo della comunità noi possiamo dare delle risposte più sfumate, il 38% degli italiani maschi sopra i 30 anni fanno così. E questo rende più plausibile, secondo me, la spiegazione della pragmatica. E infine il rapporto tra ricerca e didattica, quando va bene i materiali didattici si ispirano alle ricerche, ma come dire, il flusso, la direzione è unidirezionale, la ricerca dice come fare dei buoni materiali didattici. Nel nostro caso c'è una specie di freccia a doppia direzione, perché anche i materiali didattici come l'IRA ci ispirano per fare nuove ricerche e lo stesso la ricerca diventa un elemento fondante anche dell'attività didattica. Chiunque può fare ricerca, l'IRA, anche lo studente e anche l'insegnante. Bene, con questo vi ringrazio e se avete tempo sento volentieri le vostre domande. Grazie mille Gabriele. Allora, io direi di cominciare a vedere se c'è una qualche domanda qui fra i presenti. Ok, ne abbiamo subito una. Allora, e poi quelli a distanza, se vogliono formulare la domanda in chat, dopodiché noi provvederemo a dare loro la voce. Perfetto. Allora, vado subito a dare il microfono alla collega e poi ci muniamo di salviette. Prego. Sì, grazie per questo interessante intervento. E le volevo chiedere due curiosità. Prima cosa, all'inizio ha parlato di questa cosa dell'identità, no? Quando uno va a usare un'altra lingua è come se entrasse in un altro mondo, quindi si confronta con una specie di identità che è diversa. La mia domanda lì era sul fatto che non poteva essere interpretato in modo positivo, nel senso che tu entri in un altro mondo, ti puoi presentare volendo, conoscendo quest'altro mondo linguistico con, diciamo, questa tua identità adattata, oppure sapendo puoi anche decidere di non adattarti, essendo un esempio per i parlanti di quel paese eventualmente che potrebbero, insomma, anche prendere un esempio, no, da un altro modo di fare. E la seconda domanda invece era sul fatto che praticamente, non so adesso in Italia, però credo che come tipo in Germania, che ci sono da tante generazioni molti immigrati, no? Che hanno figli e quindi sono, diciamo, già di seconda e terza generazione. Ci sono anche in Italia davvero così tanti italiani bio, come li chiamano in Germania? Cioè, nel senso che quanti italiani sono davvero di madrelingua italiana? Per esempio in Germania ci sono moltissimi immigrati che usano anche un linguaggio diverso che si chiama Kanaksprach, che sarebbe un linguaggio, diciamo, no, degli immigrati, che lo portano avanti con molto orgoglio e che viene usato in molti contesti. Basta, ho finito, grazie. Ok, grazie. Allora, no, certo, per quanto riguarda l'identità, dico, è un issue, è qualche cosa di cui teniamo conto, cioè può essere naturalmente una minaccia o un'opportunità, quindi sicuramente io metto in gioco la mia identità, soprattutto quando esco dalla classe, ma in un certo senso persino in una classe di lingua straniera, che è un ambiente per forza un po' artificiale, però comunque usare l'altra lingua, la pragmatica dell'altra lingua, mi fa mettere in gioco la mia identità. A qualcuno questo può piacere, può viverlo, come dice lei, come un'opportunità, come un indossare un nuovo vestito, no? Se vogliamo,
e quindi può essere certamente visto in modo positivo. E qui c'è una nozione psicosociale che si usa in questi studi, è la permeabilità dell'io, no? Si dice che certe persone hanno un io più permeabile di altre. Allora, io posso avere un io permeabile che non ha difficoltà non solo a cambiarsi i vestiti di cotone, ma a cambiare la faccia, il modo di essere quando cambio lingua, e altre persone invece potrebbero avere una difficoltà maggiore, e allora questo io impermeabile rende difficile l'acquisizione di certi aspetti dell'altra lingua. Magari la grammatica la possono imparare perfettamente, ma possono porre resistenza a cambiare il loro modo di fare una richiesta, il loro modo di mitigare una protesta e così via, perché va a toccare certi aspetti dell'identità che non sono disposti a cambiare, ma naturalmente è una libera scelta. Ora, sugli italiani che parlano o non parlano italiano più o meno standard, eccetera. Dunque, in Italia non si è sviluppato un fenomeno come il Kanaksprach, almeno non mi risulta. Qualcuno ha provato a studiarlo in contesti anche con fortissima presenza migratoria, come certi quartieri di Genova, ad esempio, ma che io sappia non si è sviluppato niente, forse un po' di blend tra italiano e spagnolo, appunto nei quartieri dove ci sono molti ecuadoriani, molti peruviani a Genova, ma non è un fenomeno certamente così diffuso. Quindi tendenzialmente i figli di stranieri che nascono e crescono in Italia si assimilano all'italiano del luogo, quindi con tutti i suoi regionalismi. Nel nostro profilo chiaramente possiamo anche chiedere, noi chiediamo alle persone dove sei nato, qual è la tua prima lingua, ovvio che non è un'indagine sociolinguistica approfondita, però questo tipo di persone si potrebbero anche identificare. Io credo, almeno in base alla mia impressione, quello che conta è più l'età, cioè il fatto che questi sono di solito ragazzi giovani, no? E conta molto, se sei nato in Italia, un diciottenne si comporta come un diciottenne italiano, fatta la tara ovviamente di tutte le differenze individuali che tutti noi abbiamo, però certo non abbiamo, ripeto, non è un'indagine sociolinguistica approfondita, quindi non abbiamo tutte le possibili variabili, però è un argomento sicuramente importante. Tra le tante varietà di italiano, noi abbiamo messo l'eredità maschile e femminile in base all'età e la variazione geografica, perché sono dimensioni classiche. Certo che in questo spazio linguistico anche la varietà di chi ha l'italiano come seconda lingua, appunto non stiamo parlando ormai più di questo, stiamo parlando di ragazzi che hanno l'italiano come prima lingua, al massimo che hanno un'altra lingua materna, quindi sono bilingui dalla nascita. Ecco, che sia una variante di italiano significativamente diversa, per ora non credo che ci siano molte evidenze, ecco, per dimostrarlo. Scusa, grazie mille Gabriele. Ecco, c'è un'altra domanda qui, Maria Carla. Grazie, grazie del discorso, molto interessante. Mi complimento con voi per questo sito e per i materiali che state sviluppando, che sono interessanti. Ma volevo chiedere soltanto un chiarimento per la valutazione, perché è chiaro, se ci sono delle domande chiuse, che il feedback può essere molto semplice, però quando ci sono le domande aperte, il feedback viene dato solo dalla comunità o ci sono ulteriori interventi da parte di insegnanti o altre persone? Ecco. Allora, non noi come moderatori del sito, cioè sicuramente io e le mie colleghe non apriamo l'IRA per commentare, hai risposto così o non hai risposto così, però ci sono tanti insegnanti in tutto il mondo che usano l'IRA come parte delle loro attività di classe, e allora in quei casi sì, ci hanno riportato che, non so, l'IRA contiene tantissimi argomenti, attività, avete visto, no? Quindi magari ne scelgono due o tre e fanno registrare i loro studenti, per cui sanno chi ha risposto come, e possono in classe discutere insieme le risposte. Quello si può fare. Cioè, io come insegnante in carne e ossa della mia classe uso l'IRA come punto di partenza, come materiale didattico, tra l'altro interattivo, multimediale, quindi anche stimolante,
come punto di partenza per fare una lezione nella mia classe, però è la mia classe di 10-20 studenti, no? E questo sì, questo si può senz'altro fare. Ovviamente lì il feedback diventa personalizzato, qualitativo. Ovviamente si può dare un feedback qualitativo anche a una risposta chiusa, naturalmente. È chiaro che chi usa questi, cioè, questi insegnanti sono insegnanti bravi che usano molto la valutazione formativa, diagnostica, cioè la valutazione come forma di riflessione, non la valutazione per dare il voto, quante ne, appunto, cioè ci sono delle attività a scelta multipla, uno volendo potrebbe usarle in modo bieco e dire hai risposto bene a 4 su 6, quindi ti do C, ti do 6 e mezzo, cose del genere, ma ovviamente non è il nostro scopo e di solito chi usa l'IRA non ha questo scopo in mente. Ma perché qua a questa domanda scelta chiusa hai risposto in modo che gli autori del sito ritengono sia sbagliato? Cosa c'è dietro? Anche dietro una risposta sbagliata si può aprire un bel dialogo, un bel dibattito e si possono trovare delle risposte preferite. Ci sono degli esperti di valutazione formativa, no? Anche nella matematica, questa è un'idea che ho trovato dalla matematica, e una delle attività che suggeriscono è i miei no preferiti, cioè l'insegnante che si segna i no, cioè le risposte sbagliate degli alunni, si sceglie quelle che preferisce perché sono quelle che poi possono aprire un dibattito che poi porta all'apprendimento. Cioè la domanda sbagliata sappiamo che può essere un grande strumento nelle mani dell'insegnante, se non è semplicemente un segno rosso e un punto in meno, ma la domanda sbagliata, la risposta sbagliata diventa un ottimo stimolo per dire perché, qual era la tua ipotesi, e diventa estremamente utile. Bene, grazie mille. Chiedo se ci sono altre domande qui in mezzo tra i presenti. Dalla chat non ci risulta niente. Allora, se non ci sono altre domande, noi ringraziamo tantissimo Gabriele per questo suo collegamento mobile o nomadico, quasi paripatetico, insomma, quella non è una storia, però insomma, diciamo così. Ti ringraziamo Gabriele, grazie di tutto, alla prossima. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Grazie.